La cosa che a me viene sempre in mente, che ricordo per primo, è la nascita di mio figlio mentre io stavo lavorando per un carro, Sveglia si chiamava quel carro, e avevo mia moglie seduta vicino al tavolo, io avevo da fare perché mancavano 2 mesi a Carnevale, e mia moglie con la valigia in macchina perché aspettavamo mio figlio. E la cosa bella era finire la sera di lavorare e correre in ospedale a vedere mio figlio. E neanche a farla apposta è nato anche il primo giorno di Carnevale, cioè il 26 dicembre. Il giorno che fanno le probacine. Il giorno delle probacine, il primo giorno di Carnevale. Lui è nato il 26 dicembre, neanche proprio a farla apposta. Quest'anno il tema generale che hanno dato sono stati i mostri, e quindi quello che ho subito pensato, ho detto, più mostri di quella gente con accettazioni non penso ce ne sia. E quindi abbiamo dedicato questo carro a voi donne, a tutte le donne. Parliamo del femminicidio e della violenza sulle donne. Come soggetto principale verrà rappresentato un enorme gorilla, e praticamente rappresenta i nostri antenati. In lui, come tutti gli animali, appunto c'è un istinto animale, che poi è il titolo del carro. Per me lo lavoro a tutti gli effetti, che dura tutto l'anno. Mi concentro 4-5 mesi su questo carro, non prendendo tutti i lavori, perché comunque già con un pezzettino del carro, se voi vedete, abbiamo riempito il capanno, quindi non posso prendere nient'altro, anche perché ti impegna la lavorazione del carro, ti impegna dalla fine della mattina alla sera, cioè ormai è un lavoro il carnevale. Litighiamo, perché per arrivare a un progetto bisogna prima litigare. Io la vedo quadrata, uno la vede rotonda, per poi alla fine fare un ovale, no? Realizzare certi carri, cioè questo avrà un'altezza più o meno dai 16 ai 17 metri, un carro finito, con tutti i movimenti che comunque sono tutti dei movimenti elettromeccanici, movimenti idraulici e telecomandati, sempre come ho fatto anche l'anno scorso, andranno con la musica, perché ci sarà anche una coreografia particolare, dei danzatori aerei sopra particolari, cioè noi curiamo molto anche l'aspetto coreografico del carro e anche musicale. Cioè non è la parte economica che ti tiene legato al capannone quanto la passione.